Su iniziativa dell'Associazione Astra, della Cooperativa Sociale San Giovanni Bosco e dell'Associazione Arciamari, con la collaborazione Centro Servizi Volontari Etneo, è stata celebrata sabato 20 giugno, la mattina a Palazzo Ceramico, il pomeriggio nella Galleria Ghirri, la Giornata Mondiale del Rifugiato. Il tema della tavola rotonda è stato centrato sui minori stranieri rifugiati titolari di protezione richiedenti asilo. Al dibattito hanno partecipato Roberto Rapisarda, maresciallo dei Carabinieri e autore del libro Vite Negate. Nel libro ha raccolto le sue esperienze vissute a Lampedusa a contatto con le migliaia di migranti che ogni anno approdano sull'isola. Nelle sue parole si intuisce l'amore nei confronti di un popolo, quello dei migranti, che sbarcando in Italia sognano una vita migliore. Nessuna difficoltà se non quella di saper scrivere il messaggio, che è un messaggio che vuole arrivare a tutti e che è quello che dobbiamo impiegare il cuore quando si tratta di esseri viventi, vite, e non certo solamente le leggi. Il cuore arriva sicuramente e punta in pieno l'obiettivo da centrare. E le leggi talvolta sbagliano, ecco perché ci sono altre leggi che poi correggono le leggi precedenti, quindi tanto cuore al momento. In questo che è un fenomeno, non è un'emergenza di certo. Nella sua appassionata testimonianza si coglie la difficoltà di saper coniugare il ruolo istituzionale con l'aspetto umano, la legge con il cuore. Un po' difficile lo è sicuramente, non è inutile dire di no. Come uomo di legge, la legge poi alla fine la devi applicare, assolutamente. Puoi però metterci qualcosa di tuo nel comunicare laddove la legge manca, e quindi io certamente questo l'ho fatto in tutti i modi possibili. Tra gli ospiti anche Fulvio Vassallo, paleologo, avvocato e docente universitario, che ha trattato i complessi aspetti giuridici dell'accoglienza ai minori stranieri. Problema di tempi per le autorizzazioni, per la nomina del tutore e poi anche per la mobilità e sull'informazione, perché alcuni minori hanno i parenti in altri paesi europei, se informati probabilmente non fuggirebbero e potrebbero entrare in un percorso legale di trasferimento verso questi paesi. Al di là delle quote che l'Europa non deciderà mai, è già previsto dall'attuale regolamento Dublino che se hanno dei parenti in altri paesi possono andare. Il punto è farlo sapere, il punto è anche attivare procedure rapide, e questo non riguarda solo i minori, perché di fronte ad attese di un anno, evidentemente la spinta alla fuga vale per i minori, vale per gli adulti altissimo. Il dibattito è stato animato da Hassan Mahamri, presidente dell'Associazione Arciamari, e da rappresentanti delle varie istituzioni sulle buone prassi in materia. Ha moderato i lavori Angela Scanio, presidente della cooperativa San Giovanni Bosco.